Ciao, matrice del destino come sempre. Ultimamente ho più possibilità di lavorare con matrice del destino, ho più tempo, insomma, libero, tra virgolette libero. Quindi ciò che vedo io, seppure lavoro più o meno da 2 anni e mezzo con la matrice del destino, e ovviamente non sono ferma perché ho preso altri corsi per poter migliorare, perché sappiamo benissimo che il quadro generale, il quadro numerologico, ha tante cose e non sono Dio, non sono guru, non so magari metà di quello che posso sapere io. Quindi preferisco sempre fare qualche corso per rinfrescare la memoria, per capire magari qualcosa di più, per entrare e capire magari il funzionamento dell'energia nel diverso modo, perché siamo fatti tutti diversamente, abbiamo vissuto una vita diversa uno dall'altro, seppure abbiamo magari una data, tra virgolette, uguale all'altro. Potrebbe essere, come vi dico sempre, che notate che qualcuno ne ha stessa data di nascita, oppure stessa coda carmica, però ovviamente abbiamo tutti, come si può dire, la sceneggiatura fatta diversamente, ognuno ha nel proprio modo, magari situazioni che si assomigliano, modo di agire che si assomiglia, però ovviamente un po' tutto cambia. Quindi cerco sempre di migliorare. Perché sto dicendo tutto questo? Sto dicendo che ultimamente lavoro un po' di più, mannaggia sti capelli, ma ogni giorno sempre così. Ogni giorno, ultimamente lavoro un po' di più con la matrice del destino, ho possibilità, diciamo, di notare delle cose. Sapete che cosa ho notato? Ho notato che ognuno di noi ha propri compiti, ha il karma, chi ha il karma più pesante, chi meno pesante, chi ha più compiti, diciamo, più complicati, chi meno complicati, dipende sempre dalle vite precedenti, come dice la matrice del destino, chi crede in queste cose, chi non crede, ma la matrice del destino parla di questo, e tanti perché possiamo proprio trovare lì, cioè in senso che perché mi accade questo, perché mi comporto così, perché succede questa cosa, perché solitamente possiamo trovare o nella coda carmica, oppure nella zona genitori figli, oppure anche il filo familiare piuttosto, tante cose, insomma, poi se vai a scavare puoi trovare un po' dappertutto, ok? Però vedendo una cosa che ultimamente incontro le persone, tutti diversi, con il karma diversa, ci sono le persone con il karma leggera. Con il karma leggera ci sono, c'era una signora, ragazza in realtà, straordinaria, che aveva il karma molto molto pesante, ok? E lei prendeva la sua vita con leggerezza, questa cosa mi ha stranito. Invece c'era un'altra ragazza che è venuta da me, che in realtà in questa vita ha avuto il karma leggera, cioè in senso che devi solo godere la vita. Invece questa combatte tutta la vita e va da un'altra parte. Questo è il senso che ognuno di noi ha il proprio compito. Quando sai qual è il compito, devi cercare di agire in quella maniera, così sarà più semplice per te, così togli quel peso da dosso, perché la matrice del destino non è la bacchetta magica, è solo per capire come sei fatto, è solo per capire perché, è solo per capire come devi agire. Qualcuno magari deve svegliarsi ed essere un po' più attivo, qualcuno magari deve lavorare con le paure, qualcuno magari deve rilassarsi e godersi questa vita così com'è e non sforzarsi troppo. Ci sono anche questi tipi di persone. Purtroppo a volte anche accade che non tutti sono pronti ad ascoltare la matrice del destino. Quando arrivano vogliono solo sentire così in generale, non si coinvolgono molto, e ovviamente io dico sempre, prima, se qualcuno viene da me a fare il consulto, di farmi le domande, di interagire, di essere attivo, perché così potete attirare più cose, capire più cose. Se siete in silenzio è più complicato anche per voi, poi più dopo, perché possiamo così in questa maniera non solo
capire tante cose di voi, ma possiamo veramente alzare una profondità che magari ne sapete neanche voi, cioè da dentro c'è questo ricordo, il corpo ricorda, ma la mente vostra non neanche non lo sa che esiste questa cosa dentro di voi. Per questo dico che chi viene a fare la matrice del destino, qualcuno per curiosità, pura curiosità, ok? A me piacciono le persone quando arrivano e quando dicono io voglio lavorare, voglio capire, mi fanno 10.000 domande, perché lì iniziano i cambiamenti. Invece, secondo me, quello che penso io in realtà, dovrebbe arrivare il momento nella nostra vita quando uno dice stop. Voglio capire, ma non per tutti così, perché ci sono le persone che magari sono curiosi, stanno bene mentalmente, fisicamente, sono soddisfatti, vogliono solo crescere, migliorare e anche questa cosa è ottima. Quindi la matrice del destino è una cosa super figa, solo che ci vuole la consapevolezza, ci vuole la voglia di capire, ci vuole un po' di tutto, il tempo soprattutto anche per me che per quella che lavora con la matrice del destino, devo un attimo sistemare sti capelli perché né di là sono né di qua. Vi auguro buona giornata, a breve comunque cerco di essere sempre un po' più utile, insomma che non è facile, lavorando anche a fare ai consulti, fare qualche video qui su Instagram, su Instagram, su TikTok, su YouTube, però cercherò sempre di esservi utile. Questa è anche la mia missione, siccome sono piena di energia numero 8 e mi piace scavare anche nel compito principale. Nel compito principale ho energia 12 e devo essere utile, che sono per Dio, devo essere utile alle persone attraverso le mie picchiature della vita, attraverso gli errori che sto facendo io, e quindi giusto così.